Sulla cima dell'Olimpo c'è una magica città. Gli abitanti dell'Olimpo sono le divinità. Poi lì c'è una bambina che ancora già non è. È graziosa e birichina, Apollo il suo nome è. Apollo, Apollo combina guai. Nell'Olimpo felice tu stai. La beniamina di tutti gli dei. Sei tu, oh, 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 Apollo. Apollo combina guai. Tu dai, racconta quello che tu sai. Abitanti di questa città. Partiamo, questa è la prima puntata. Ringrazio innanzitutto la meravigliosa sigla, che sono un gruppo stupendo che si chiama Kamikazu, che ho avuto la fortuna di incrociare dopo uno spettacolo e mi sono naturalmente innamorata. Innamorata di cosa? Le sigle dei cartoni animati sono cartoni animati chiaramente di una volta, un po' vintage, infatti questa è un'operazione vintage per amare e ricordarci insieme, e potrete scrivere nei commenti tutto quello che volete, cercheremo di esaudire i vostri desideri, per parlare dei cartoni animati che c'erano una volta. I cartoni di adesso sì, sono sicuramente interessanti, ma diciamo che si vince a mani basse con i cartoni animati Once Upon a Time, non il sapone per lavarsi le mani, ma del c'era una volta. Quindi questa operazione vintage la faremo attraverso la musica dei mitici che avete appena sentito, Kamikazu, e spero le mie informazioni, non solo le mie, perché ci sono dei grandi cultori proprio all'interno del gruppo, se no non avrebbero mai fatto tutte queste sigle dei cartoni animati. Oggi parliamo di Pollon, che nasce dalla mente brillante e dal grande artista Azuma Hideo. Crea una fantastica, da questo manga si crea una fantastica storia che sono ben 46 episodi. Siamo nel 1982, sbarca in Italia nell'83-84, vi direi, Pollon, questa bambina. Io infatti mi sono vestita e sembra che sia uscita dal pollaio e abbia preso delle galline. In realtà io mi ispiravo a uno dei personaggi della serie, naturalmente con la modestia che mi contraddistingue, che è Dea delle Dee. Coro Poro Pollon. Pollon parla di che cosa? Della mitologia greca, della mitologia dei grandi classici. E questo cartone animato è pazzesco perché ti spiega il motivo di alcuni miti, le caratteristiche degli dei che esistevano nell'Olimpo naturalmente, ci parla del motivo delle stagioni, dei terremoti, del cambiamento dell'ambiente causato naturalmente spesso dai litigi delle divinità. Come sono queste divinità all'interno del mondo di Pollon? Ora, Pollon è una piccola bambina bionda, alta più o meno 1,50 m, che è convinta di essere intonatissima, ma in realtà è un po' stonatella. È la figlia di Apollo, essendo un dio famosetto, nessuno si permette di cacciarla via naturalmente. Anche questo Apollo è un uomo fantastico, che si dà i bagordi notturni. Le caratteristiche di questo cartone animato sono sicuramente quelle di unire la grecizzazione con la giapponizzazione, quindi ci sono degli elementi nipponici, come ad esempio gli dei mangiano il riso con le alghe, oppure i kana sono le scritte in giapponese anche per indicare alcune scene. Un'altra cosa che fanno questi dei, o comunque all'interno dei cartoni animati, è quella di camminare scalzi. È molto bello vedere come anche gli dei possano assomigliare ai colletti bianchi giapponesi che si divertono la sera e fanno bagordi. Tutta questa operazione che piace molto in Italia, in Europa piace poco, ma in Italia, se Dio vuole, abbiamo l'ironia. Pollon è sicuramente un cartone animato basato sull'ironia. Anche gli dei vanno a finire male, basti pensare a Poseidone, che voglio dire, sarebbe un personaggio importante nel mare a livello di divinità, ma non sa nuotare. Tutti gli episodi che vanno a finire di solito in sangue e violenza, in Pollon finiscono in goffaggine o combina guai, come dice la stessa sigla, una serie di guai. Pollon interviene in un sacco di situazioni e di solito peggiora il problema, e questo sicuramente è molto comico. Il suo migliore amico è Eros, grande dio dell'amore, come vedete il grande cuoricione che porta sempre con sé, ce l'ho anch'io. Per fortuna la Pollon è difesa, comunque monitorata dall'alto, non solo da Zeus, che è il suo nonno, ma dalla mitica Dea delle Dee,
che l'aiuta quando combina dei casini allucinanti. Infatti ha il fermaglio che le viene donato, che è questo famoso miracolo bonbon che mi è sempre piaciuto, l'avrei sempre voluto ma alla fine non l'ho mai avuto, infatti ho fatto questa brutta farfalla, per ricordarsi che c'è sempre una soluzione, un po' come la provvidenza nel Manzoni. È stato scraffiato parecchio questo cartone dicendo che non aveva un buon disegno. Oddio, la vita poi di Azuma Hideo non è stata dalle più fortunate, purtroppo una persona che ha sofferto sicuramente molto, ma dalla sua sofferenza è nato un capolavoro come Pollon, che è divertente perché intervalla i miti dell'antica Grecia e forse anche i fallimenti dell'umana natura. C'è il tema della crescita all'interno di Pollon perché è divertentissimo, il fatto che questa bambina possa mettere ogni giorno nel salvadanaio un gettoncino per ogni buona azione. Quindi è un cartone animato che ti insegna ad essere buono. Altro piccolo divertimento sono le rime che accompagnano gli dèi, come ad esempio quelle di Apollo. Sono Apollo, mi trastullo, vado a zonzo e faccio il bullo, ma roba da ridere. Oppure quello di Zeus, rosse, bionde o more, amo le donne di ogni fattezza, l'importante è che siano di grande bellezza, vabbè. E come scordare, sembra talco, ma non è, serve a darti l'allegria. Con questo spero di aver presentato Pollon, per fortuna c'è loro che suonano, perché sennò io sarei una Pallon invece che una Pollon. Un bacio, alla prossima!